Turismo in Festa ha raggiunto la 10ª edizione e rappresenta sia per i turisti che chiedono quanto si svolge le date perché vogliono essere presenti, quindi è diventato un simbolo di questo Turismo in Festa perché andiamo a Gabicce in quel periodo perché c'è Turismo in Festa. Per la città è una cosa molto importante perché dà un tono diverso alle manifestazioni di Gabicce, perché si svolgono 4 serate a luglio e 4 in agosto. Ebbene, anche tutti i miei colleghi albergatori e quanto tutta la città veramente conta molto su questo evento, perché ha preso una posizione molto importante in tutta la città. Direi che questo è l'evento che si aspetta maggiormente sempre, tutti gli anni. La direzione artistica, dicevo, è stata sempre molto attenta, lo sarà anche quest'anno, nel presentare un livello musicale di alto rilievo, e siamo qui per questa grande attesa. Quindi saranno 8 giorni in tutta l'estate, 4 nel mese di luglio e 4 nel mese di agosto, di grande intrattenimento musicale. Avremo un tributo a Domenico Modugno, con un cantante solo piano, quindi voce e piano, in piazza qui del municipio. Abbiamo un tributo a Ligabue, fortemente richiesto negli anni passati. Riconfermiamo un tributo a Vasco Rossi con Liberi di Sognare. Un tributo a Fabrizio D'André con un gruppo milanese, Lancaster, il cui vocalist peraltro è proprio di Gabicce Mare. Riconfermiamo la presenza di Stefano Ligi, lui è un mattatore del palco con le canzoni da Rino Gaetano, Lucio Dalla, diciamo la musica d'autore italiana. Poi abbiamo un tributo ai Bee Gees, il gruppo si chiama Three Gees, è un gruppo che lavora a livello internazionale, Stati Uniti, Germania, sono 20 anni che replicano le canzoni dei Bee Gees, ma hanno anche un loro repertorio, canzoni loro, che peraltro una di queste è diventata anche la colonna sonora di un famoso film americano. E poi abbiamo un gruppo che farà le canzoni degli anni 70-80, Jethro Tull, Queen, insomma cerchiamo di accontentare veramente un po' tutti i gusti in queste 8 giornate di Turismo in Festa a Gabicce Mare. Questa è un'iniziativa molto importante, promuove il turismo, facilita e collabora con gli albergatori, con le associazioni, con le attività commerciali. È un'iniziativa che è molto utile per Gabicce, ma è utile anche per il territorio circostante, perché fa riscoprire anche nuovi borghi, nuove località.